Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa simpaticissima bambolina. Per questo progetto ci servirà della lana acrilica in vari colori, e io lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Per fare la testa avviamo un anello magico, 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro, un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento, per un totale di 18 punti bassi. Nel quarto giro, 2 punti bassi, un aumento, per un totale di 24 punti bassi. 3 punti bassi, un aumento, per un totale di 30 punti bassi. 4 punti bassi, un aumento, per un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di 36 punti bassi. 5 punti bassi, un aumento, per un totale di 42 punti bassi. Adesso lavoriamo 6 giri di 42 punti bassi. Nel prossimo giro 6 punti bassi, un aumento, per un totale di 48 punti bassi. Adesso lavoriamo le diminuzioni. 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 6 punti bassi, una diminuzione, torneremo a 42 punti bassi. 5 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 36 punti bassi. 4 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 30 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 24 punti bassi. 2 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro, un punto basso, una diminuzione, per un totale di 12 punti bassi. Inseriamo l'imbottitura e tagliamo il filo. E ne teniamo un po' per la cucitura. Per fare le gambe avviamo un anello magico, 6 punti bassi. Nel secondo giro 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi.
Nel terzo giro un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 18 punti bassi in costa dietro, per cui prendiamo solo questo anellino del punto e lavoriamo un giro di 18 punti bassi in costa dietro. Adesso lavoriamo 3 giri di 18 punti bassi. 3 punti bassi, 1, 2, 3, 6 diminuzioni. Prima diminuzione, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e terminiamo con 3 punti bassi. 1, 2, 3. Abbiamo un totale di 12 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di 12 punti bassi. Adesso lavoriamo questo bordino. Prendiamo solo questo anellino davanti del punto, per cui quello più vicino a noi, e lavoriamo un punto basso, una catenella. Andiamo nel punto successivo, sempre prendendo questa costina, un punto basso, una catenella. Un punto basso, una catenella. E ripetiamo fino alla fine. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Agganciamo il filo rosa e lavoriamo 5 giri, vedete, di 12 punti bassi. Prepariamo due gambe uguali, le posizioniamo nello stesso modo, con le diminuzioni davanti, vedete, e andiamo ad unirle con un giro di 24 punti bassi. Abbiamo 12 punti bassi più 12 punti bassi. Passiamo all'altra gamba e terminiamo di lavorare i 12 punti bassi.
3 punti bassi un aumento per un totale di 30 punti bassi. 4 punti bassi un aumento per un totale di 36 punti bassi. 5 punti bassi un aumento per un totale di 42 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di 42 punti bassi. Chiudiamo l'ultimo punto del giro cambiando colore. E adesso lavoriamo 2 giri con il nuovo colore. Adesso lavoriamo un giro in costa dietro di 42 punti bassi. Cinque punti bassi una diminuzione, torneremo a 36 punti bassi. 4 punti bassi una diminuzione per un totale di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 30 punti bassi. 3 punti bassi una diminuzione per un totale di 24 punti bassi. 6 punti bassi una diminuzione per un totale di 21 punti bassi. 5 punti bassi una diminuzione per un totale di 18 punti bassi. Inseriamo l'imbottitura e poi lavoriamo 4 punti bassi una diminuzione per un totale di 15 punti bassi. 3 punti bassi una diminuzione per un totale di 12 punti bassi. Chiudiamo l'ultima diminuzione agganciando il filo rosa. E lavoriamo il collo, lavoriamo 6 giri di 12 punti bassi. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Per fare la gonna ci agganciamo al giro che abbiamo lavorato in costa dietro e agganciamo il filo. E lavoriamo un giro di 42 mezzi punti alti. In questo giro abbiamo 42 punti e noi lavoriamo 42 mezzi punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e poi in ogni punto lavoriamo mezzo punto alto. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella d'inizio. Nel prossimo giro lavoriamo 6 mezzi punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo con le 2 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 mezzi punti alti, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 48 mezzi punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella d'inizio.
Nel terzo giro lavoriamo 7 mezzi punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo con le 2 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mezzi punti alti, un aumento. 7. Ripetiamo fino alla fine. Avremo un totale di 54 mezzi punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo. E adesso lavoriamo un giro di 54 mezzi punti alti. Per cui lavoriamo punto su punto. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Adesso agganciamo il filo bianco, o comunque quello che avete scelto per fare il bordo. Ci alziamo con una catenella. E nel punto successivo lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella, un punto bassissimo. Una catenella, un punto bassissimo. E ripetiamo fino alla fine. Come ho fatto per il maschietto, utilizzo questo tubicino di gomma che solitamente si usa per l'irrigazione e ne utilizzo circa 12 centimetri. Per fare le braccia, andiamo semplicemente ad avviare un anello magico di 8 punti bassi, poi lavoriamo sempre con il colore rosa 2 giri di 8 punti bassi, poi cambiamo colore e prendiamo il colore che abbiamo scelto per il vestito e lavoriamo 9 giri di 8 punti bassi.
Per fare le bretelle utilizzo un uncinetto numero 4,5 e metto il filo doppio. Tengo un pochino di filo all'inizio e lavoro 20 catenelle. Vi lascio lo schema per realizzare la base per i capelli. Per fare le orecchie, teniamo un pochino di filo all'inizio. Un anello magico, 6 punti bassi.
Ed ecco pronta la nostra simpaticissima bambolina, che insieme al maschietto formano una coppia bellissima. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!